ringrazio per essere venuti a questo incontro. Questa sera si intitolerà un pochino come il libro che vogliamo presentare, Poeti da morire. Che cos'è Poeti da morire? È un libro che raccoglie, nella sua prima parte, dei testi di autori e autrici che sono nel braccio della morte degli Stati Uniti. E la seconda parte di questo volume invece raccoglie testi di autrici e autori nazionali e internazionali contro la pena di morte. Ora questo testo non vuole essere semplicemente un libro, ma anche un progetto con cui vorremmo entrare nel vivo del tessuto sociale, quindi nei centri sociali, nei teatri, ma soprattutto nelle scuole, perché vorremmo in qualche modo andare oltre la retorica, in questo caso sulla pena di morte, perché anche la più nobile retorica, nel migliore dei casi, apre porte già aperte, convince i già convinti, mentre noi vorremmo seminare un po' di dubbio anche in chi non la pensa esattamente come noi. Quindi non parlare solo alla sfera intellettiva e cognitiva, ma anche alla sfera emotiva, per cui oltre ai testi che leggeremo, oltre al linguaggio della poesia, noi parleremo anche coi linguaggi della drammatizzazione, del ritmo e della musica. In un certo senso vorremmo anche esprimere un concetto importante, che è quello della, tra virgolette, diversità. Noi vorremmo affermare questo principio, che la diversità non deve essere un motivo di esclusione e di conflitto, ma invece deve essere un motivo di incontro, di arricchimento e di crescita. E per questo mettiamo insieme anche tutti questi linguaggi. Tra l'altro questo libro, i diritti d'autore, anche questa è una cosa importante, vanno interamente a un nativo d'America, si chiama Fernando Eroscaro, è un nativo Yaqui Aztec che sta da 25 anni nel braccio della morte di San Quintino in California. Quindi questi, diciamo, questi soldi vanno a sostenere la sua causa. Beh, grazie e buon ascolto. Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio, Cesare Beccaria. Ci sono delitti che diventano innocenti per il loro clamore, il loro numero e il loro eccesso. La Rochefoucauld. Posso tollerare la forza brutale, ma la ragione brutale è intollerabile. Oscar Wilde. A chi dovesse rimpiangere il boia non si ha niente da dire. E con il boia non scomparirà l'ordine. Non lo pensate. La volta della società non crollerà per la mancanza di questa orrenda chiave. Victor Hugo. Io per primo sono pronto a testimoniare
che nell'ambiente più rozzo, tra quegli sventurati, ho potuto trovare dei tratti della più fine elevatezza morale. Fedor Dostoevskij. La pena di morte è la guerra che un intero Stato dichiara a un singolo cittadino, Albert Camus. L'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, se questa è l'unica via possibile. Catechismo della Chiesa Cattolica, paragrafo 2267. Chi sacrifica la libertà in nome della sicurezza non merita né libertà né sicurezza. Benjamin Franklin. Lo Stato non infliggerà punizioni crudeli e inusuali. Ottavo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Laddove una vita americana è presa da qualcun altro senza scopo, sia nel nome della legge che in dispetto alla legge, l'intera nazione si sente degradata. Robert Kennedy. Quando è uno Stato a uccidere, siamo tutti boia. Reverendo Jesse Jackson. L'attesa della morte è il massimo terrore che un essere umano possa provare. Suor Helen Prejean. Conosciamo bene cosa significhi un omicidio e sappiamo quanto sia importante interrompere il cerchio della violenza. Non possiamo impedirla tutta, ma possiamo far finire quella dello Stato che uccide in nostro nome, Organizzazione Famiglie per la Riconciliazione. Il governo è come un insegnante. Su ciò che è bene e su ciò che è male, pertanto dovrebbe essere d'esempio. E non credo che un governo impegnato a retribuire violenza dia il buon esempio. Non si combatte la violenza commettendo altra violenza. Louis Brandeis, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. La presa deliberata e istituzionalizzata di una vita umana da parte dello Stato è la più grande degradazione concepita dall'umanità. Arthur Goldberg, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. Fino a quando la pena di morte esisterà, anche in un solo angolo della Terra, l'umanità non sarà uscita dalla barbarie. Luigi Pintor. Ora abbiamo parlato di pena di morte. Adesso proveremo a fare un'altra cosa. Proveremo ad entrare dentro la pena di morte. E quindi in questo ci faremo dei portavoce in chi voce non ne ha e quindi dei prigionieri e delle prigioniere che sono nei bracci. Chi meglio di loro può dirci, può spiegarci, può raccontarci che cos'è davvero la pena di morte. Non voglio lasciare che mi portino via la femminilità e la dignità. Lotto per conservare intatta la mia personalità. Il cibo è pessimo e rifiuto i medicinali, psicofarmaci che ti trasformano in uno zombie. Leggo e cerco in tutti i modi di mantenermi a un livello civile. Mi è stato detto che non rivedrò mai più mio figlio e mio marito, che l'ultima camminata sulla terra sarà quella verso la sedia elettrica. È una morte terribile. Il viso del condannato viene coperto da una maschera per nascondere l'orribile effetto sui lineamenti delle scariche da 2000 volt sparate nel corpo. Linda Lyon, uccisa il 5 ottobre 2002
sulla sedia elettrica dell'Alabama. In Arizona, più possono togliere qualcosa ai prigionieri e più la gente è contenta. Posso avere delle visite una volta alla settimana per 2 ore. Sono visite senza contatto fisico che si svolgono attraverso delle finestre di vetro che ci separano ed io devo rimanere in manette. Ho già avuto delle visite, ma preferisco non averle, perché non voglio essere trattata come una criminale. È disumanizzante e non voglio più passarci. Sono state esperienze molto traumatiche e se posso evitare cose così orribili per poter mantenere la mia dignità, lo faccio. Non voglio essere un fenomeno da baraccone per nessuno. Questa esperienza terribile ha cambiato il mio modo di vedere le cose. Non ho più fiducia nella gente. Quando uscirò, voglio vivere lontano dalla città e dalla gente. Sono stata in prigione per 6 anni. Voglio indietro la mia vita. Debra Jean Milk, braccio della morte dell'Arizona. Riesce a immaginare un mondo come questo? Riesce a immaginare un mondo dove le stelle non brillano mai la notte, dove la luna non dà mai luce. Riesce a immaginare un mondo dove è sempre buio, dove la notte non sfocia mai nel giorno. Riesce a immaginare un mondo dove è sempre inverno, sempre freddo, dove il calore della primavera non arriva mai. Riesce a immaginare un mondo dove non sbocciano i fiori, dove gli alberi non germogliano, né fioriscono mai. Riesce a immaginare un mondo dove non volano le farfalle, dove non si può udire alcun canto di uccelli. Riesce a immaginare un mondo dove i fiumi non finiscono nei mari, dove il vento non soffia a scompigliare le foglie. Riesce a immaginare un mondo dove le lacrime sono l'unico liquido che bagna il suolo, dove il riso di un bimbo è un suono proibito. Riesce a immaginare un mondo dove la saggezza non ti viene dalla vecchiaia, perché pochissimi riescono a diventare anziani. Se tu arrivi a immaginare un mondo così, allora saprai com'è il mondo di chi è condannato a morire. Joe Duncan, braccio della morte dell'Alabama. Jack Russell, facile da uccidere. La porta. Posso vedere la sua sagoma se mi schiaccio nell'angolo sinistro della mia cella e scruto a destra tra le sbarre. Ogni mattina mi sveglio, un giorno più vicino alla morte. Il prete della prigione, saltuario visitatore,
con le sue maniere gentili chiede: «Come stai oggi? Posso far qualcosa per te, figliolo?» «È solo che sono così facile da uccidere, padre.» La sua espressione vacua se ne va via. Fate scorrere il mio passato, proiettandolo su questo muro di cella. Desidero vedere il mio primo passo falso. Per quelli che vogliono prendersi la mia vita, fatemi vedere dove ho iniziato a perderla. Ray Allen, Yanu Adisi, orso che corre, ucciso il 17 gennaio 2006 dallo Stato della California. Ultimi desideri. Quando arriverò alla fine della mia vita e il sole tramonterà su di me, non voglio lacrime in una stanza piena di tristezza. Perché piangere per uno spirito che è libero? Senti la mia mancanza per un po', ma non per troppo, e non con la testa china. Sii felice per me e indossa un sorriso che finalmente io sono fuori dal braccio della morte. Questo è un viaggio che tutti dobbiamo compiere e ognuno deve andare da solo. Tutto è parte del piano del Creatore, un passo sulla strada verso casa. E quando sei triste e solo, di me ricorda solo i buoni pensieri. Pensami ogni tanto, sapendo che non sono più nel braccio della morte, ma che sto camminando, orgoglioso e libero. Pensami ogni tanto, ma non col capo chinato. Tieni il mio amore nel tuo cuore, senti la mia mancanza, ma lasciami andare. Questo ovviamente era un testamento, era una poesia ma anche un testamento di Orso che corre. Questo mese sono morti tutti i miei amici, adesso tocca a me, non ho più scampo. Sarà la terza volta, quella definitiva, so com'è, conosco la procedura, l'ultima cena, la rasatura e il pastore, questa volta non ci saranno ripensamenti. Di buono c'è che non friggerò sulla sedia elettrica e speriamo che facciano presto con gli aghi. Mi hanno raccontato che un mese fa ci è voluta più di un'ora. Prima hanno provato le braccia, poi le gambe, non funzionava. Sono calmo, devo solo stare fermo ad aspettare. Le ultime 24 ore, quelle già so che sono insopportabili. Il fatto è che uno fa finta che non sia vero, che stai dentro, ma prima o poi uscirai. Invece quando mancano 24 ore, devi cominciare a contare e a sapere che è vero, che hanno deciso che morirai, e allora sai che sei sempre stato in un campo di morte ad aspettare la morte. Robert West, ucciso il 29 luglio 1997 dallo Stato del Texas. Bene, qui concludiamo la parte di letture dei condannati e delle condannate a morte e passiamo ai testi degli autori e delle autrici. Ovviamente questi sono solo una piccola parte di quello che troverete nel libro. Questo testo è di Ibrahim Nasrallah, che è un poeta palestinese, si intitola Il loro sangue. Il loro sangue. Buongiorno. Il loro sangue. Buonasera. Il loro sangue. Il loro saluto. Il loro sangue. Il loro messaggio per noi. Il loro sangue. La loro storia. Il loro timore per noi. Il loro sangue. Moschee e chiese, finestre delle loro case. Il loro sangue. È amore. Il loro sangue. È rabbia. Il
loro sangue. Rimprovero che ferisce. Il loro sangue. Spazio di denuncia. Il loro sangue. Racconto di madre ai suoi bambini. Il loro sangue. Messaggio della rosa al suo nettare. Il loro sangue. Uccelli del loro paese, i loro venti. Il loro sangue. Battaglie e loro tregue. E se gli invasori s'avventano, il loro sangue è arguzia. Il loro sangue. Braccio delle loro preghiere. Il loro sangue. È preghiera. Mai che li rimproverino gli alberi, né la luna sui balconi delle loro case, né canzone assetata dei loro fiumi. Mai deluso un desiderio negli occhi dei loro piccoli. Mai deluso l'animo dell'ulivo sui loro colli. Gli amici del mare. Loro. Gli amici del fiume. Loro. Gli occhi dell'ulivo. Loro. Gli anemoni. Loro. Il verde degli alberi, infanzia dei fiumi, Mecca dei poeti, viatico dei poveri, strada all'alba, sorriso nella roccia, lo svelarsi del segreto. Loro. Il loro sangue. Buongiorno. Il loro sangue. Buonasera. Vivian Lamarck, auspicando, in attesa dell'abolizione della pena di morte, la sparizione di mano d'opera per la professione. Se questo lavoro di datore di morte, di accompagnatore di ultimi corridoi, di sdraiatore su lettini, di legatore di lacci, di guardatore di orologi, di schiacciatore di pulsanti, eccetera. Se questi lavoratori datori di morte, che si alzano alle 7 e si lavano e si vestono e mangiano 2 uova e accompagnano i figli a scuola e poi vanno al loro lavoro di datori di morte. Se questi datori di morte, entrati nel portone, procedessero a gambero e tornassero nella scuola dei figli per riprenderseli e a casa per vomitare 2 uova e svestirsi e slavarsi e coricarsi, se si addormentassero, se addormentassero fino alle 7 di ieri, fino al risveglio di cambiare lavoro. Questo testo non è contenuto nel libro, è una ballata in versi, parla, diciamo, di quel cerchio vendicativo che si chiama Occhio per Occhio e racconta di un soldato americano che dopo l'attentato alle Torri Gemelle va a fare la guerra in Iraq, torna nel suo paese ovviamente scioccato come spesso succede, a sua volta commette degli omicidi e viene condannato a sua volta a morte. Quindi in questo testo si parla di pena di morte, di terrorismo e di guerra. Ecco, queste, diciamo così, tra virgolette, espressioni del genere umano, alla fine, diciamo, dicono tutte la stessa cosa, perché che si tratti di guerra, di pena di morte o di terrorismo, avviene sempre la stessa identica cosa, cioè degli esseri umani tolgono la vita in maniera fredda, spietata e premeditata ad altri esseri umani come loro. Occhio per occhio blues. Dall'11 settembre, baby, è iniziata la fine del mondo. Ho una divisa color deserto per esportare democrazia, armi e munizioni tante, ma i confetti non sono per la sposa. Bisogna battere il tappeto senza mostrare l'altra guancia, senza mostrare l'altra guancia. È la guerra, baby! È la guerra, sporca guerra, baby! È la guerra, baby! È la guerra, sporca guerra, baby! Bobby. Bobby esploso in 1000 pezzi. Vigliacco. Terroristi ingrati.
inghiottito in questa fogna. Come potrò dirlo a Mary, baby? Ho preso un suo dente per ricordo. Ho preso un suo dente per ricordo. Occhio per occhio, urla nella testa, di rabbia bollente. Adesso il mio fucile canta. È la guerra, baby! È la guerra, sporca guerra, baby! È la guerra, baby! È la guerra, sporca guerra, baby! Hanno detto che erano solo bambini. Non li ho visti. Il mio fucile era cieco. Hanno detto civili. Civili innocenti. Non li ho sentiti. C'era un latrare di cani. Hanno detto pietà. Chiedevano pietà. C'era fumo nero sul cielo di petrolio e il dente, baby, il dente di Bobby mordeva così forte nel taschino. È la guerra, baby! È la guerra, sporca guerra, baby! È la guerra, baby! È la guerra, sporca guerra, baby! Da allora toglievo sempre la divisa, il sangue del nemico lascia strani aloni. Urlavano quando gli strappavo lembi e ghignandogli arrostivo i genitali e l'ingozzavo della loro merda e vomito e la voce di Bobby che incitava e non sentivo nulla, non sentivo nulla e il dente mordeva, mordeva quasi fino al cuore. È la guerra, baby! È la guerra, sporca guerra, baby! È la guerra, baby. È la guerra, sporca guerra, baby. Una raffica. Una raffica sulle gambe. M'ha rispedito da te in carrozzina. La mia patria è una medaglia vuota. Riposta in queste mani piene d'abisso. Ma il dente di Bobby reclama la sua dote. E loro si sono scordati di noi, baby. Ed io devo finire il lavoro iniziato. Il mio petto, ormai è tutto morsicato. È la guerra, baby! È la guerra, sporca guerra, baby! È la guerra, baby! È la guerra, sporca guerra, baby! Un giudice alla sedia m'ha condannato. Il dente di Bobby non ha testimoniato. Ora invecchio in una cella delle nostre ed ho un appuntamento col becchino, ma prima giocheremo a carte col destino. Tra serial killer ci si intende, vero secondino? E il presidente non viene, credo abbia da fare, ha già firmato la sentenza, tra squilli di fanfare, tra squilli di fanfare, tra squilli di fanfare. È la guerra, baby! È la guerra, sporca guerra, baby! È la guerra, baby! È la guerra, sporca guerra, baby! Ed ora al prete che diavolo gli dico, se il perdono è marcio sino al fondo. Dicevo dell'inizio della fine del mondo, ma le torri erano soltanto l'antipasto, che adesso ci metterei un'atomica cazzuta sotto il culo di questa America fottuta, sotto il culo di questa America fottuta. Però a te resterò fedele, baby. E Bobby, non l'ho mai tradito. È la guerra, baby. È la guerra, sporca guerra, baby. È la guerra, baby. Sporca guerra, baby.
la guerra. Porca, bevi, 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 bevi. Janine Pommi Vega, Patrick Nolan. Ho letto le poesie sulla tua infanzia, di com'eri ammanettato e continuamente violentato da un patrigno che odiava i tuoi capelli rosso fuoco che nascondevi sotto un cappello, e lui prese il tuo cappello e lo gettò dal finestrino dell'automobile. Penso agli abitanti del braccio della morte, quelli che da bimbi furono tutti violentati, i violentatori, gli assassini, il 100%. Come la ghianda non cade lontano dall'albero, così la crudeltà è un'arte che si impara subendola, non un atto naturale. Ho difeso le tue poesie in concorso, dettagli forti e precisi, senza autocompatimento, fino a che un lettore si commuoveva le lacrime e hai vinto il terzo premio. Sono venuta a trovarti, come visitare un paese straniero nelle correnti del fiume Sacramento. Tutti i laboratori a Folsom, cancellati per la pioggia, mi hanno dato una stanza vicino al cortile, con soltanto due studenti, tu e un altro, come fossi venuta a trovarvi in Turchia. Potemmo avere un'ora di visita in privato. I tuoi capelli rosso fuoco, scuri, degli anni trascorsi dentro. Una rana iniziò a gracidare vicino alla grondaia in un angolo. Interrompesti il nostro incontro per cercarla e la portasti fuori, dandole una possibilità di sopravvivenza. Ho pensato a come la compassione inizia partendo da se stessi per arrivare a includere tutti gli altri. Come tu e le tue poesie siete cambiati. Ho sentito che l'altra notte sei morto. Sono scesa dalla montagna, ho osservato gli alberi nudi nel sole. Dicevano che tu sapevi che stava arrivando. C'erano centinaia di boccioli di acero sul suolo della foresta. Alcuni rossi. Sono proprio naturalmente meravigliosi. Willow, New York, 14 aprile 2000. Ci sono giorni in cui passare del tempo non riesce a sradicare alcune cose, la pelle delle dita masticata, finché resta solo del sangue disseccato. Non vi è alcun silenzio individuale e ci si sforza in modo immane per udire i semplici suoni dal mondo, e il tempo in cui si vive troppo tardi e si prega
perché la luna mandi un raggio sul cuscino. L'acqua scorra nelle mani pronte a raccoglierla. Una voce ragionevole sussurri il perdono. Quando l'ora più profonda ulula il silenzio, come un lupo dentro la gola, tu morirai, reso vittima da un mostro draconiano, le cui ali di morte avvolgono il mondo e usano Dio come un'arma letale. Mi rivolto, in un attimo di spavento, dal tormento di quest'epoca, innocenza e colpa non hanno alcun peso. Quando i dannati sono dannati ancor prima di nascere e non hanno tempo di curare neppure le loro più profonde ferite. E questa è l'unica che conosco prima di venire qua, perché l'ho scritta io. E non è... Non l'avevo scritta espressamente per i condannati a morte, ma ci sono anche loro. L'ho scritta per i detenuti. A Rafael Cancel Miranda, ammanettato al muro, carcere di Marion. A Frank Big Black Smith e tutti gli altri di Attica. A Sekou Odinga, posacenere dei suoi torturatori. A Alejandrina Torres, carcere di Phoenix, Arizona, violentata dal pugno del suo carceriere. A Susan Rosenberg, Lexington, luce ogni 20 minuti, mesi senza dormire. Alle donne violate nel carcere statale della Georgia e in quello federale di Dublin. Ai torturati nelle gabbie di Pelican Bay, Florence, Guantanamo, ai torturati di Bolzaneto, della Sinara, di tutte le questure e le galere, a Cesare Battisti perché abbia giustizia vera, ai desaparecidos, ai condannati a morte. Parlo dei detenuti, del desiderio che racconta cicatrici non mie, non del mio corpo. Parlo della mia gente. Ora anche qui fa caldo e volano altri corvi, preannunciati da una lingua crudele di menzogna, fra detriti e fantasmi di miseria violenta. Ora anche qui fa caldo. E il nord che scivola più a nord, rende sud ogni nostro copione, mentre il sud resta fermo sotto il sole, portando il rischio di colori colpevoli di vita. È un fuoco ininterrotto, un'ipotesi umana decisiva, che sogna e rinnega i suoi sogni. Viene verso l'Europa, di fronte alla tua comoda poltrona, al tuo telecomando occidentale, rapidamente sopraffatto, imploso in quel vortice interno della digestione. Noi siamo eternità di dubbi sopravvissuti contro vento. Passiamo come branco fra due filosofiche colonne di pensiero feticcio e nichilismo che imprigiona istinti antagonisti nei suoi recinti di regolarità, come animali, pelle d'altri nemici, per non correre il rischio di infezioni, e non compriamo mai abbastanza. Io provengo dal mondo, l'angelo dimagrito ad occidente, già troppe volte senza un paradiso, soltanto resistenza,
o saltare o restare, accettando svantaggi dai confini esterni al nostro canto. Porto ancora un accento che resiste all'uso. Lo scrivo sopra la mia voce, questo dire imperfetto. E mentre parlo ogni parola cade sul dire precedente come un sole che brucia, infiammando di nausea letteraria terre di siccità. Plein soleil de mes rêves, condamné à la mathématique de multiplication. Dunque, il cuore rivendica del ritmo ancora sensazioni d'eresia e si alimenta e trova le sue vene, si ripresenta, appare ancora tigre, anarchico barlume, anarchico respiro che non tace, anzi trasporta urlando la sua sfida eterna, rumorosa, con finale assoluto. È il carico di vittime che porta bestemmiando. Senti poesia, dico pesante, questo volare alto con le ali impigliate e senza sosta, nell'incubo presente, su montagne di resti del superfluo, sazietà, scarti umani, spazzatura, immondezzai che la storia sistema. A chi scriviamo questa rabbia? Come potremo parlarvi più d'amore se non sappiamo chiedere neanche scusa ai bambini? Non ho nemmeno un Dio che benedica l'ambizioso suicidio americano in questa civiltà definitiva, urlante, di razza superiore. Dedico le radici ai fili d'erba e il sesso inarrivato ai detenuti, ma in un senso più ampio, di tutte le galere. E intanto scrivo, sulle sbarre di ogni gabbia, una speranza a scoppio ritardato. E se l'anima ha voglia di nominarne i dubbi, se le interessa, prenda. Stiamo parlando di pena di morte, in realtà questa è una poesia d'amore. È una poesia per un mio fratello adottivo che è stato ucciso il 16 gennaio dello scorso anno, il giorno successivo al suo 76esimo compleanno. Sto parlando di Ray Allen, è un nativo d'America Cherokee, e in Italia è conosciuto come Running Bear, orso che corre. Il suo nome tradizionale è Yanu Adisi, che significa proprio orso che corre. Oltre ad essere molto anziano, sembra che Orso che corre sia la seconda persona più anziana di sempre mai uccisa dagli Stati Uniti. Orso che corre era anche molto, molto ammalato, era affetto da un diabete che lo aveva reso quasi cieco e lo costringeva a deambulare su una sedia a rotelle, e su questa sedia lo hanno spinto fino alla stanza dell'esecuzione. Ed è stato ucciso dopo quasi 30 anni passati nel braccio della morte. Oltretutto, Orso che corre era stato colpito da due infarti. L'ultimo di questi infarti lo ha colpito 3 mesi prima di essere ucciso. È stato curato molto bene. A chi dice che il sistema sanitario negli Stati Uniti non funziona, io lo vorrei smentire, perché lui è stato curato bene, è stato operato, è stato rimesso in sesto, perché volevano avere loro tutto l'onore. Per mio fratello ucciso, a Ray Running Bear Allen. Ho visto i tuoi occhi già uccisi, sfiorire su una carrozzina, avvolto in spire di catene, dai polsi fino ai fianchi, dai polsi fino ai fianchi.
e quell'orrido suono di ferraglia, e schianti di porte chiuse, e chiavi a scavare toppe, e manganelli su resbarre, e grida allucinate. Abisso, nell'abisso, il tempo è alla rovescia, vuoto nel vuoto, interminabile ultimo miglio, interminabile ultimo miglio. Ho visto il tuo corpo in frantumi, issato su una croce stesa. Il Cristo indiano è pronto, cinghiato, perforato, iniettato, un boia dal viso di Dio. Il cerchio è spezzato, la stanza divisa in due, la stanza divisa in due. Ho visto le tue mani di fratello tremare come foglie stanche nel brivido prima di cadere, e una piuma poggiata sul petto a indicarti la via. Una piuma poggiata sul petto a indicarti la via. Oka, oggi è un buon giorno per morire. Ci sono dolori troppo grandi, troppo grandi, per poterli piangere. Di te porterò il sorriso, oh sì io, oh sì io, Iano. Si può vivere, si può morire, ma nessuno dovrebbe vivere aspettando di morire. Fernando Eros Caro, Braccio della Morte di San Quentin, California.
Grazie alla voce di Barbara Esposito, al nostro grandissimo Alberto Masala. Il maestro dei tamburi, Maurizio Carbone. E Marco C. No, la cosa fondamentale per cui siamo qui non è per l'applauso, ma per vendere questo libro, il cui ricavato andrà a un detenuto. Quindi, se lo comprate, a noi siamo arrivati dove volevamo.